che questo è un risultato insomma significativo. Poi ancora finale a Basilea, sconfitto in 4 set da Becker, finale a Tolosa sconfitto da Froger e poi ha vinto a Vienna appunto battendo in finale Gianluca Pozzi. Sampras invece, che è 30-15 con il servizio a disposizione, non ha partecipato agli Open d'Australia, però negli altri tornei dello Slam si è comportato piuttosto bene, quarti di finale a Parigi, buon risultato per lui sulla terra battuta, semifinale a Wimbledon e poi finale all'Open degli Stati Uniti sconfitto da Stefan Edberg. Poi di corollario tutta una serie di altri buoni risultati, abbiamo detto 5 centri pieni per lui su tre superfici diverse. Peraltro a US Open c'è anche l'alibi del fatto che non si è presentato il giorno della finale nelle migliori condizioni contro Edberg. Ha finito molto tardi, problemi di stomaco, dice che aveva dormito male, poco. Adesso intanto a sua disposizione la palla dell'uno pari nel secondo set. Perché è un ragazzino tenero ancora, 21 anni Sampras, noi l'abbiamo visto vincere l'Open degli Stati Uniti, però è del 71, la classe di ferro del 71. Sì. Abbiamo ricordato prima i magnifici sette della classe 71. E questo diritto di corda intanto non ci distraiamo troppo, perché è riuscito a giocare un diritto dal centro del campo contro una palla piuttosto lunga, guarda dove l'ha messa. 40 pari. Quiet, please. Advantage Sampras. Vantaggio Sampras. Settimo ace per lui. Game Sampras. E ancora con una prima vincente Sampras tiene il servizio, uno pari nel secondo set. Ricordo che al termine di questa partita seguiremo ancora in diretta il match secondo quarto di finale, quello tra Holm e Guy Forget. Holm, la rivelazione del momento, direi una stagione che è stata contraddistinta da dei giocatori che sono emersi in un determinato periodo della stagione, Costa ad esempio nella parte iniziale, quella della terra battuta, poi direi nel mese di agosto è venuto fuori Medvedev alla grande, adesso c'è Holm che sta giocando consecutivamente molto bene, sicuramente lui insieme a Korda, Böch, che stanno giocando, e Sampras con il rendimento migliore globale direi di questi ultimi tornei. Sì, io quando si parla di giocatori emergenti preferisco sempre parlare soprattutto dei giocatori giovani, i due migliori giovani come abbiamo già ricordato in precedenza sono stati sicuramente Medvedev ed Enquist. Medvedev è comunque il giocatore che per ora ha giocato benissimo, ma solo sulla terra battuta. Medvedev non è giocatore che io abbia visto giocare bene anche sulle superfici veloci. Anche perché praticamente non ci ha neanche giocato. Sì, tra l'altro. Poi. E questo, il fatto che Medvedev non giochi l'Open degli Stati Uniti sui campi in cemento, un giocatore di 18 anni che è destinato a recitare una parte di primissimo piano nel panorama del tennis mondiale, secondo me è sbagliato che non giochi l'Open degli Stati Uniti, a meno che non ci sia. Lui ha detto che non poteva farlo per problemi di visto. Ma allora questo è ovvio, che se ci sono dei problemi di questo genere, se fosse però una scelta di programmazione sarebbe una scelta sicuramente sbagliata. Viceversa, Enquist è un giocatore, intanto 30-15 con corda al servizio, spendiamo una parola per Enquist, che è giusto che magari gli appassionati conoscano questo giocatore giovane, anche lui juniores, è un giocatore che
che ha una mentalità invece molto più intraprendente, un giocatore che è andato agli Australian Open, si è qualificato, ha battuto Larson, che è un giocatore che bisogna prendere con le molle, e poi ha tolto l'unico set del torneo a Jim Courier, un giocatore che ha limitato al minimo proprio la sua apparizione nelle gare Challenger, cioè quelle dove si può costruire la propria classifica, cercando invece, attraverso la disputa di grossi tornei, di avere gli stimoli per un miglioramento. È un problema di ambizione. Il giocatore che si sente destinato a recitare una parte di primo piano e quindi giustamente si mette a competere nelle condizioni migliori per il suo miglioramento. Come fanno i nostri tennisti? Sì, noi purtroppo, noi purtroppo avevamo un certo Gaudenzi che a Enquist e Medvedev. Ma dov'è? Non si sa, ecco, li batteva sempre. Mi ricordo una finale di Parigi, Andrea Gaudenzi ha battuto proprio Thomas Enquist, e poi Enquist adesso è qua, lo troviamo intorno ai 50 del mondo, Medvedev numero 24 del mondo, e il nostro Gaudenzi è ancora lì che arranca, mi dicono, nelle gare satellite. Sì, mi diceva Ronnie Lightgeb, allenatore di Münster, con quale Gaudenzi adesso si sta allenando, che dice, no, non vi preoccupate perché è in buona forma adesso Gaudenzi, ritornerà nei primi 300 del mondo quanto prima. Speriamo. Tanto c'è il sesto ace di corda che cancella una palla break. Advantage, ora. Questo comunque è un argomento, Massimo, sul quale secondo me sarebbe giusto ritornare. Adesso, il momento che il match prenda una direzione e poi ritorniamo, è giusto spendere qualche parola, perché io credo che gli appassionati vogliono sapere perché i nostri giocatori migliori junior vincono molto a livello giovanile, poi quando devono essere messi nelle condizioni di provare a diventare dei giocatori veri, scompaiono. Questa è una cosa che secondo me sulla quale bisogna discutere. Intanto Korda tiene il servizio, non ci sono break in questo secondo set, 2-1 in favore del Boemo. Sampras ha vinto il primo 7-6. C'è un po' di movimento qui nella Globe Arena di Stoccolma, continua ad affluire pubblico. In campo per il primo quarto di finale del singolare, Pete Sampras e Peter Korda. Sampras 7-6 il primo set, 2-1 Korda senza break nel secondo, adesso l'americano al servizio. Ha cercato una strana risposta a Korda. Non ha valutato bene, secondo me, la profondità del servizio di Sampras. Servizio molto profondo e non ha fatto in tempo a trovare la coordinazione per il colpo, il Boemo. Out. 30-0. Ace è l'ottavo, credo, per Pete Sampras. Fuori nevica, ma qui piove. Qui piovono ace. Game Sampras. E ancora con il servizio a segno Sampras, due pari. Two games up. Certo che se non c'è Roberto una piccola flessione nel rendimento di servizio di Sampras, nonostante il talento, nonostante le accelerazioni, nonostante tutto, per Korda comunque si fa difficile, anche se non è soltanto il servizio, lo abbiamo rivisto, Sampras, guardate che rovescio. Poi stavolta l'attacco di Korda era piuttosto profondo. 0-15.
15-15. Bravo Korda. Questo colpo al volo incrociato ha disegnato proprio il campo, in questo caso, due colpi incrociati prima di rovescio. Sì, poi la presa della rete per Korda diventa sicuramente un'esigenza in questa partita. Non può lasciare Sampras libero di giocare i suoi colpi, perché Sampras può fare il punto con tutti i colpi in pratica. In effetti le statistiche che prima ci fornivano dei dati, adesso purtroppo è saltato il computer, quindi non possiamo avere dei dati completi, quelli che derivano dalla nostra osservazione. Dicevo, Korda, per quanto sia un giocatore che cerca di mantenere il controllo del gioco, gioca poche volée, è in generale decisivo con i colpi di approccio. Viceversa con Sampras, che è il giocatore che sbaglia, non sempre si ha il bisogno di chiudere il punto, basterebbe fargli giocare spesso un colpo passante. Game Korda. Ottimo game di servizio giocato da Korda, che adesso sale 3-2 in suo favore, secondo set, sempre indietro però della prima partita vinta da Pete Sampras. Vedete i due protagonisti di questo primo quarto di finale. Un Pete Sampras che sta giocando con grande tranquillità contro un avversario comunque difficile. Time. E dicevo prima, Roberto, se non cala un attimo nel rendimento di servizio, Sampras per Korda comunque sia mi sembra abbastanza difficile. Sì, Korda è un grande ribattitore, però la qualità del servizio di Sampras è tale che non consente troppe possibilità al suo avversario. Anche ieri sera c'è Novacek, che è un ottimo giocatore di risposta, soprattutto con il rovescio, che ha giocato un'ottima partita, ha perso in poco più di un'ora contro un Edberg che ha servito in maniera straordinaria, soprattutto un Edberg che ha coperto la rete in maniera fantastica. Sai, bisogna anche dire che Novacek è meno incisivo quando serve lui, quindi discorso, cioè Edberg in ogni caso, anche se può fare un po' di fatica a tenere i propri giochi di battuta contro Novacek, ha buon gioco quando invece è lui che deve rispondere, perché Novacek sulla rete è un giocatore che ha qualche problema sicuramente. 0-15. Sai, Korda può sempre sperare rimanendo attaccato alla partita, intanto anche visto quello che è stato l'andamento del primo set, molto, molto vicino nel punteggio. Dicevo, può sperare, diciamo, rimanendo sempre molto attento e molto attaccato alla partita, di sfruttare i vuoti di concentrazione del suo avversario. E d'altronde, peraltro, non è neanche lui esente da vuoti di concentrazione. Quindi da questo punto di vista direi forse una partita pari. Ecco. Qui Sampras ha fatto una grande cosa intanto, rialzando una palla praticamente dal green set. Questa ah, è però bellissima. Anche perché voluta. Movimento apparentemente senza alcun sforzo, ma ha letto bene la direzione del servizio, vedete, poi con un movimento praticamente di avambraccio, un movimento che viene utilizzato in generale per giocare un colpo di volo, è riuscito ad impattare benissimo la palla, Korda. Ha dei gesti davvero stilisticamente notevoli, il boemo. Eccone un altro. È saltato proprio sopra la palla nell'esecuzione di questo rovescio. 15-40, due palle break. Che vedete, è bastato che Sampras non abbia servito troppe prime palle in questo gioco che Korda è entrato nella partita. Quindi due palle break che possono riaprire il match. Ecco qua, poi... Per far capire che aria tira, Sampras mette a segno il nono ace. Resta comunque una palla break a favore di Korda. È molto bravo Peter Korda. Era profonda e angolata la volée, che comunque non voleva essere definitiva, di Sampras. Era comunque un grande approccio. Korda con il dritto lungo linea ha pescato un angolo fantastico. Sì, questa volta Sampras ha avuto il merito di giocare un tennis ad alta percentuale, perché ha costretto il suo avversario a fare una cosa difficilissima per vincere il punto. Ancora si sottolinea una presa dalla rete non esente da critiche da parte di Sampras, il quale ha una buona esecuzione ma non una buona posizione sulla rete. E questo tra l'altro è il primo break dell'incontro.
aggression, ball is good, play alert, ha detto Berger, facendo subito l'overrule. Sì, però non è andata bene a Sampras, il quale aveva praticamente definito il punto a proprio favore. D'altronde Berger è l'unica cosa che può fare, è fare l'overrule. Sampras quasi più attento nello scambio adesso. Eh sì, perché ha capito che il suo avversario nello scambio è sicuramente giocatore in grado di dargli molto fastidio, giocatore sul quale non può certo permettersi di fare gara di velocità, perché Korda si muove meglio di Sampras, anche se effettivamente i colpi dell'americano sembrano avere un'efficacia maggiore di quelli di Korda. Qui ci stava un overrule da parte di Berger, vedete che con quale sguardo Korda abbia guardato il giudice di sedia. Pari. Altro dritto notevole di Korda. È difficile giudicare in una partita del genere perché giocano molto vicino alle linee i due giocatori. Prendono notevoli rischi. L'impressione dal replay è che la palla era buona. 15-30. Doppio fallo. 15-30. E il quinto doppio fallo di Korda. Di livello straordinario, viene premiato dal due palle per il contro break. Ha cercato la soluzione dell'attacco in controtempo, Korda. Ecco, vedete, si è reso conto di aver messo l'avversario in una posizione difficile ed è venuto avanti, ha rischiato molto e non gli è andata bene perché Sampras ha fatto una cosa straordinaria. Che meraviglia, un rovescio stretto incrociato di Sampras per il 4-3 in favore di Korda, quindi c'è stato break contro break dopo che per 18 volte si era rispettata la regola del servizio. Rivediamolo questo punto perché merita anche il commento di Roberto, direi merita. Un attacco abbastanza buono da parte di Korda, il quale credeva di avere l'avversario in difficoltà, invece sempre si è venuto fuori con un altro colpo straordinario. 4-3 Korda, secondo set. Dicevo prima, per 18 game il servizio non era mai stato ceduto né dall'uno né dall'altro, poi immediatamente break e contro break. E sì, in effetti... Basta che si distraggano un po' con la prima palla di servizio, basta che non facciano punto con la prima palla di servizio, e su questo vale soprattutto per Sampras, il quale fino a questo momento direi, non dico che sia stato dominato nei palleggi, però sicuramente è stato più in difficoltà nei palleggi, quando non è riuscito a mettere la situazione a proprio vantaggio con una buona battuta, ecco, come in questo caso ha servito molto bene, quindi il diritto è assolutamente... semplice, è andata a raccogliere soltanto il punto un po' più avanti. Ad incassare, certo. Tranquillo. 30-0. Rimane alta la risposta di rovescio di Korda,
non ci sono problemi per Sampras con la volée di rovescio. Contro la seconda di Sampras, Korda può far valere le sue qualità di ribattitore. Korda che è di 3 anni più vecchio del suo avversario in termini di millesimo di nascita. Korda è del 68 e Sampras è del 71. È buona la risposta di Korda. 30 pari. La palla decisamente lasciata, direi, sì, da Sampras. E anche decisamente buona. Non ha cercato al meglio la palla, Korda in questo caso. È rimasto molto indietro col corpo. Sì, in generale è piuttosto reattivo sul campo Korda, però può succedere che incorra nell'errore che invece fa molto più spesso Sampras. Korda, mi ricordo ai tempi delle gare giovanili, era giocatore che in doppio era fenomenale, giocatore velocissimo. Quando in singolare non riusciva a passare un turno, in doppio vinceva il torneo, ecco, per dare un po' la misura di quelle che erano le sue qualità, e trascinando tra l'altro dei compagni che non erano irresistibili alla vittoria. Ha tirato fuori tanti di questi rovesci incrociati con il passo in avanti Korda oggi. Rivediamo l'ultimo. Un movimento dove c'è un trasferimento di peso, guardate, viene in avanti e poi vedete com'è. Riesca a giocare un movimento esente da situazioni passive, esente da dispersioni di energie. Aveva provato prima un improbabile colpo di tacco, adesso riesce con un colpo di testa a indirizzare la palla verso il giudice e verso il raccattapalle, Korda. Palla break. Un'altra palla molto molto bassa Korda, che comunque mi dicono sia un giocatore migliore di hockey su ghiaccio che di calcio, Korda, sì. Sì, di calcio in effetti il colpo di tacco non gli era riuscito, anche il colpo di testa mi sembrava non proprio. Ma invece pare da che giocatore su ghiaccio. Ah sì? Sì. Parità, salvata la palla break con una prima robusta di Sampras. Sono molti giocatori di tennis appassionati di hockey su ghiaccio. Wheaton. Beh, David Wheaton è il giocatore del Minnesota. Tra l'altro il rovescio di Wheaton ricorda un po' il movimento del giocatore di hockey. Novacek. Ieri sera siamo tornati in albergo con la stessa macchina di transportation, ha parlato soltanto di hockey su ghiaccio. Lendl, altro appassionato di hockey su ghiaccio. E altra palla break. È la seconda in questo game per Korda. E ancora una volta con un servizio vincente Sampras annulla la palla break. C'è da dire che un minimo è calato Sampras al servizio, se consideriamo che negli ultimi 2 turni di battuta c'è stato il break e adesso è la seconda volta che deve cancellare una palla break. Sì, questo è vero. Bisogna dire anche che Korda comunque sulla seconda palla è diventato molto più incisivo, quindi questo può avere creato una maggior pressione a Sampras, che sa che deve mettere la prima, quindi o tira più piano o se no è costretto a subire sulla seconda un eventuale attacco di Korda.
qui non mi sembra che abbia tirato tanto piano. No. 188 km orari. Ha tirato il decimo ace in ogni caso. Eccolo lì. Sono 6 per Korda e 10 per Sampras. Thank you. Game Sampras. E alla fine Sampras tiene il servizio dopo aver salvato due palle break. Come in sé. Siamo 4 pari nel secondo set, il primo come vedete vinto al tie break da Sampras 7-4. Sampras deve essere rimasto un Duralift, si chiamano questi oggetti, questi aggeggi che servono per tenere ferme le corde. Dicevo, deve essere rimasto incastrato nella piccola macchina che serve per sistemare gli aggeggi. Come si possono chiamare questi oggetti? Non so. Perché Duralift credo che sia il nome della marca. Esatto, che a chi appartiene, a chi l'ha fatto, chi l'ha inventato. Sono stati sempre un po' conosciuti con il nome della marca. Sì, ci sono tutti questi oggetti, sì, nel tennis che hanno... Che poi si sistemano semplicemente, perché tu hai parlato di macchine, in realtà è una specie di mini piede di porco che serve ad alzare le due corde per inserire poi l'aggeggino tra una corda e l'altra. Sì, una leva e una macchina. Quindi sì. Però dà più l'idea magari, no? Dice, cosa sarà, un meccanismo strano che abbia... Un computer magari... Fisicamente è vero, è una macchina. 30-15 intanto. Però... Ha cambiato l'angolazione del dritto. E Korda che si aggiudica questo scambio di schiaffoni, vedete, schiaffo di Sampras e poi è Korda che è più facile, definitivo. Eh sì, perché è più facile dare il ceffone di dritto che invece il mal rovescio è più difficile, no? La velocità è sicuramente inferiore. Game Korda. Tiene il servizio Korda. 5-4 in suo favore, secondo set. 5-4. Petr Korda nel secondo set, sarà però adesso il turno di Sampras di andare alla battuta. Un match che resta di alto livello anche se non ha, direi, dei picchi di grandissima spettacolarità, però è un match che per gli amanti veri del tennis è una bellissima partita. Sai, io mi posso rifare al match che c'è stato tra McEnroe e Cash a Wimbledon. Sono tutti meravigliati, pilotavano piano, cioè voglio dire, è vero, c'erano degli scambi che erano molto spettacolari, però la palla andava al 50% di quello che stiamo vedendo oggi. Quando la velocità è così alta è molto difficile riuscire a fare dei preziosismi o comunque ad allungare lo scambio, perché questi due giocatori hanno tali possibilità, un tale punch con tutti i colpi che sono definitivi appena scelgono di fare una cosa. Definitivi ovviamente nel bene e nel male, e con questo si giustifica anche l'alto numero di errori. Trovato un angolo delizioso Sampras, che poi ha vanificato tutto con questo colpo di dritto al volo, questo approccio. Sì, forse un attacco in controtempo, adesso rivediamo. Guarda che angolo. Sì, sicuramente un attacco in controtempo, si è reso conto, vedete come, anzi, controtempo ma direi anche abbastanza ritardato, troppo ritardato. Quindi se Sampras avesse assunto una migliore posizione sulla rete, sicuramente la sua volée sarebbe stata molto più semplice. 0-15.
Bellissimo, questo è stato un grande scambio, un punto fantastico. Avevamo invocato un punto di grande qualità e questo è stato davvero un grande scambio, perché Korda ha fatto due o tre miracoli di agilità. Guardate, questo contropiede riesce a frenare, riesce a tuffarsi ancora, a tenere la palla e poi trova la coordinazione per sparare un passante imprendibile su un attacco di Sampras, peraltro non troppo profondo. Grande Korda nell'occasione. Punto più bello del match. 0-30. E di questo vogliamo parlare. 0-40, 3 set point. Era stato Korda sul punteggio di 6-5 nel primo set a salvare 3 set point a favore Sampras. Adesso vediamo cosa fa Sampras. Certo che Korda in questo game è riuscito a tenere in campo due passanti di difficoltà notevole. Oh! 15-40. Tutto in diagonale, giocato questo 15. Alla fine sbaglia Korda, che ha ancora un set point a sua disposizione sul 30-40. Questo l'avrebbe buttato via. Sì, ha avuto fretta nell'occasione, avrebbe avuto bisogno ancora di un colpo interlocutorio, invece ha cercato la soluzione. Ha una posizione di campo non troppo agevole. E anche qui, da 0-40, siamo 40 pari con 3 set point salvati, esattamente come era successo nel primo set a parti avverse. Advantage. E a che punto della partita poi? A che punto della partita e anche da quale posizione di campo? Guardate, Korda in mezzo al campo, lo costringe almeno 3 metri fuori dalla linea di fondo e Sampras riesce a giocare un cross strettissimo. Lo stavamo accusando di essere un giocatore che si muove male a cercare la palla e piazza subito un colpo del genere. E si toglie fuori da una brutta situazione Sampras. 0-40, 3 set point, siamo 5 pari nel secondo set. Punto magnifico. Stavamo detto che mancavano forse questi picchi
alla partita. Adesso il livello è veramente elevatissimo. Bisogna considerare, Massimo, anche in questo scambio il grande sincronismo del giudice di Net. Cioè adesso guardate che riesce a togliere la testa nel momento giusto per far passare, avete visto, eccezionale, sì, per riuscire a far passare il passante di Sampras che gli è proprio passato molto vicino al capo del giudice di Net. Ace, numero 7 credo per Korda. Korda aveva fatto un bel gesto atletico schiacciando la volée alta di rovescio, però la palla era stata schiacciata un po' troppo corta e aveva dunque consentito il recupero a Sampras. Altro ace di Korda, l'ottavo. 40-15, settimo, ce ne sono persi uno perché noi li abbiamo contati tutti. E Korda butta fuori dal campo Sampras, tiene il servizio 6-5 in suo favore, secondo set. Roberto, se prima era una grande partita di tennis, adesso è una grande partita di tennis bellissima. Sì, in effetti è molto spettacolare anche, no? Avevamo esatto. Sottolineato appunto che i punti venivano decisi in modo troppo rapido, quindi c'era una splendida esibizione di punti vincenti che però vedevano ora uno ora l'altro prevalere in modo deciso. Invece quando c'è stata la possibilità di assistere a degli scambi ne sono venuti fuori davvero delle soluzioni straordinarie. Guardiamo questo. No, non guardiamo niente perché c'è Korda. Korda davanti. C'era l'impressione che il servizio potesse essere buono. 0-15. Finisci pari. Piuttosto saggio questa volta l'attacco di Sampras con il taglio sotto alla palla in modo da costringere Korda a giocare un colpo con la palla bassa. Sampras è molto più dinamico quando viene avanti, cerca la posizione sulla rete dopo un colpo con il taglio sotto di quando invece prova a tirare piuttosto forte, quindi è costretto a sbilanciarsi indietro, non ha un buon assetto per riprendere immediatamente la coordinazione. 13-15. Mette pressione all'avversario Sampras in questo caso, 30-15. Gli mette una pressione a 191 km all'ora, che era la velocità della prima palla di servizio. Intanto ci avviciniamo ad un possibile secondo tiebreak. Stavolta riesce il colpo di tacco a Korda. Parte l'applauso del pubblico. Altro dritto incredibile di Korda, lungolinea questa volta. Sì, è vero che Korda è un giocatore imprevedibile, però insomma anche Sampras è sempre un pochino fermo. All'uscita del colpo non si vede un giocatore reattivo prendere la posizione giusta sulla linea di fondo. Questo si paga in colpi improvvisi che Korda è comunque capace, più che capace di tirare. Gioca su mezzo campo in questo momento, cambia Korda subito,
sbagliato lo smesso alla parte sbagliata, corda, forse rompendo anche la sua incordatura, no, sta sistemando soltanto anche lui la racchetta e adesso si può giocare il quarto set point di questa seconda partita. Dovrà farlo però su servizio Sampras, come del resto i primi tre. Ah! Una risposta incredibile di Korda, che è andata a cercare la palla di puro incontro, di pura opposizione, polso bloccato con il rovescio, un passo in avanti, però una risposta fantastica ed è il secondo set 7-5 quindi per Korda, 7-6 il primo set per Pete Sampras, si va al terzo set. Sampras non ha davvero riflettuto troppo in questa occasione, d'altronde evitare le qualità di incontrista di Korda sarebbe il suo obiettivo primario, dovrebbe essere il suo obiettivo primario, non è riuscito a farlo e nell'occasione è appagato. Queste le statistiche relative al secondo set, vedete una percentuale di Korda di 3 prime palle su 4 e lo stesso numero di ace tra i due giocatori, quindi è confermata l'impressione che vuole Sampras in una certa qual discesa come efficace servizio. Intanto vedete qua Korda fa un miracolo in acrobazia, in posizione completamente stesa riesce a giocare la volée di diritto. Ha fatto anche un movimento con la caviglia, vediamo, contropiede, ha proprio, non riesco a capire bene, il campo, forse è stato contropiede. Il secondo set nel quale c'è stato un errore. Tre punti vincenti soltanto nel secondo set. 14-15. Di Sampras 40-30. Questa volta il rovescio lungolinea, solitamente da quella posizione di campo cerca più l'incrociato. Lega il suo avversario a direzione, dare i campi di San. Thank you.
Cervantes. Uscire per corda. Adesso la palla.